È stata inaugurata la chaise rouge personale dell'artista Pupi Fuschi alla Cavallerizza di Palermo, a Palazzo Sant'Elia. 31 tele, ritratti di uomini che hanno portato lustro all'identità siciliana. Un'analisi artistica che va al di là del ritratto, quasi introspettiva, come solo lo sguardo di una donna riesce a carpire. Tra i ritratti raffigurati anche quello di Alberto Samonà, giornalista e scrittore siciliano, oggi assessore all'identità siciliana, raffigurato prima del suo incarico politico. Questa mostra nasce come sequel di una mostra dedicata alle donne nel 2016-2017. Dopo tanto tempo riesco a portare alla ribalta anche ritratti maschili dedicati soltanto agli uomini. Uomini quasi tutti palermitani, perché c'è Antonio Presti, che non è palermitano, c'è il ballerino Roberto Calabrese. Diciamo che ho voluto dare un omaggio all'identità siciliana, a ciò che di buono e iconografico è diventato la storia che ha fatto il personaggio. Personaggio che fa la storia. Sono stata mossa proprio dall'idea e dalla volontà di portare qualcosa di nuovo e di indagare un po' la psicologia anche maschile, perché gli ospiti maschili in studio, con le foto e con i video che abbiamo girato, sicuramente sono stati molto interessanti dall'occhio psicologico, diciamo, dal mio punto di vista, diciamo, di chi dipinge, di chi osserva dall'esterno. Cosa ne viene fuori da questa ricerca introspettiva? Ma dal mio punto di vista l'interesse è esclusivamente quello di indovinare forse introspettivamente i caratteri di ognuno. Quindi ho avuto il piacere di conoscere ciascuno di loro, ho avuto il piacere di approfondire alcuni aspetti dell'umano, perché molti di questi personaggi in questi 2 anni hanno assunto ruoli di spicco nel cinema, nel teatro, nella musica, ruoli anche importanti nella politica. E questo mi ha dato modo di conoscere il prima e il dopo e il durante. Credo che questo sia un grande vantaggio di cui mi sono appropriata in maniera molto singolare e personale. I volti di questa mostra sono 31. Non so se aumenteranno e se la mostra avrà un format che li porterà anche fuori dalla Sicilia, questo ancora ci stiamo pensando, perché quest'anno devo dire che il settembre è un po', secondo me, il vero capodanno dell'anno di ognuno di noi. Si preannuncia ricco di sorprese, di novità e probabilmente questa mostra avrà anche una continuità altrove. Quando Pupi mi ha descritto questo progetto, io l'ho abbracciato con grande interesse e devo dire che l'ho trovato ambizioso e anche molto pratico. È una mostra che va oltre diciamo, quelle che sono le aspirazioni della politica, ma è veramente legata alla collaborazione e alla sinergia. E mi onoro del fatto di essere tra i palermitani ritratti in questa mostra, peraltro prima che fossi assessore, perché è stato un bel momento anche di condivisione, una giornata trascorsa nell'atelier di Pupi Fuschi, a parlare d'arte, a parlare di cultura, a parlare dei destini di questa nostra città. E ecco, oggi, nel destino di questa nostra città c'è l'inaugurare questa esposizione.